Ciao ragazzi, benvenuti. Oggi... No. Comodità. In questo primo video del 2020 vi voglio spiegare un trucchetto per portare meno roba o comunque avere meno roba da montare ma non dover rinunciare a nulla. Vi parlerò di mezze aste, vi farò vedere quest'asta qua molto particolare che forse non sapete come funziona perché come vedete è un'asta che non serve a niente se vista così. Vi spiegherò tutto tra pochissimo ma no... Non prima di avervi ricordato di iscrivervi al canale se ancora non siete iscritti. Come sapete, l'importanza di questa cosa che vi dico sempre è gigantesca. Quindi io vi chiederei, se vi va, prima di continuare con questo video, di cliccare sul pulsante iscriviti e, se vi va, di cliccare anche sulla campanellina, in modo tale da rimanere sempre aggiornati su tutto quello che faccio, su tutto quello che esce, eccetera eccetera eccetera. Tutta la questione altri social ve la evito per questa volta. Partiamo, vi spiego come funziona il tutto. Praticamente, come vi dicevo, esistono delle aste come questa. Questa qua è un'asta della Pearl, ma in realtà esistono di qualsiasi marca. E in pratica, con quest'asta cosa ci possiamo fare? Solitamente, come ho fatto qui in questo modo, Ride e China sono messi ognuno su un'asta diversa, mentre con lei appunto possiamo andare, e adesso andremo a farlo, andremo a mettere questo China e questo Ride tutte e due su un'unica asta. Prima cosa da fare qual è? Aprirla l'asta. Quindi apriamo i piedini, e ricordatevi di aprire abbastanza i piedini perché è anche un po' impoverato, fa un po' schifo quest'asta in effetti, potevo anche pulirla ma non fa niente, è solo per farvi vedere. Apriteli abbastanza i piedini perché comunque dovranno sorreggere due piatti. Dopo averli aperti, andiamo a togliere quelle due aste e mettiamoci questa. Ok, dopo aver posizionato quest'asta andiamo a prendere, puliamolo prima, va, prima di farvelo vedere, questo lo pulisco un po'. Andiamo a mettergli questa farina qua della Pearl, sempre, ma come vi ho detto prima ne esistono anche di altre marche. Questo solitamente a cosa serve? Questo lo danno quando ci sono i tom sospesi e non sono attaccati alla batteria. Quindi cosa si fa? Si va ad avvitare uno all'asta che ho messo qui, che forse non si vede neanche. Uno si va a mettere all'asta che sorregge il tutto, in uno qua, perché questo ovviamente si può aprire, gli andiamo a mettere un tom e qui gli andiamo a mettere un'altra asta. Adesso vi faccio vedere come. Ma dato che io con il tom sono già a posto, quello che voglio andare a fare oggi è andare a mettergli, anziché tom e piatto, voglio andare a mettergli due piatti. Tranquilli ragazzi, adesso voi mi direte: sì, ma se gli metti piatti così grossi non terrà mai, rischi di spaccare tutto. No, allora, se prendete delle aste buone, come ad esempio questa, delle aste belle potenti, non succede, non vi preoccupate, li potete mettere abbastanza quello che volete sopra, vabbè, nel senso, fino a un certo punto. Adesso vi faccio vedere, andiamo a montare questo. Eccoci qua con la nostra asta. Montare il tutto, cioè montare questo, sarà molto molto semplice. Per prima cosa dobbiamo andare a svitare queste vitine qui, aprire in questo modo e andare praticamente ad agganciare questo nostro farino, che non so come si chiama in realtà, ma fa niente, all'asta, così non si muoverà più. Dopo aver fatto questo possiamo svitare tutte le altre viti che abbiamo, in modo tale da poter andare a mettere i piatti qui all'interno. Quindi andiamo a posizionare le due aste e vi faccio vedere il lavoro finito in pratica. Ok, piatti montati. Come potete vedere, ho montato il mio China e il mio Ride su un'unica asta. Adesso vi metto a fuoco diversamente, così vi faccio vedere. Ok, anche se mi vedete tutto sfocato adesso, un attimo, fa niente, volevo farvi vedere qua, magari potrei zoomare anche un po'. I piatti che ho messo sono due, ma l'asta alla fine è una sola. Questa asta qua è una, poi si divide in due aste diverse, ognuna per il proprio piatto ovviamente. L'unico consiglio che vi do è quello però di prendere delle aste a giraffa, cioè le aste non quelle dritte e basta, ma quelle che ovviamente sono dritte ma poi si possono anche inclinare in questo modo, perché almeno quando avete due aste tipo queste qua le potete mettere abbastanza come volete. Però secondo me questo è un modo molto molto interessante di alla fine portare meno roba, soprattutto per quanto riguarda i live. Se siete in studio, vabbè, come faccio anch'io in studio, alla fine le ho montate, le lascio lì, quindi sono ferme, non ho bisogno di questo tipo di praticità. Ma io ad esempio quando suono live, che alla mia destra ho un Ride e un Crash, li monto sempre tutte e due con questo metodo qua e non mi ha mai dato nessun tipo di problema. Io con questo direi che vi ho detto praticamente tutto, a parte il fatto di dover abbassare un pochettino la luce perché è troppa. Così proviamo, così ancora un po'. Io vi ringrazio per aver visto il video fino a questo punto, spero che questo video vi possa in qualche modo essere stato utile. Se magari stavate cercando un po' più di comodità, se magari stavate cercando di portare meno roba quando suonavate live eccetera eccetera, fatemelo sapere qui sotto nei commenti, oppure
scuse. Fatemi anche sapere se voi avete qualche altro modo. Se facevate già questa cosa che vi ho fatto vedere oggi, scrivetemi cose, scrivetemi un po' quello che volete. Direi che la posso finire qua. Vi ricordo ovviamente di iscrivervi al canale, di andare sui miei social, Instagram e Facebook, questa volta ve lo dico, soprattutto Instagram, dove stanno uscendo un po' di cose nuove. Mi raccomando ragazzi, se ancora non avete visto tutta la questione giveaway dove vi regalo le cose di Roland, vi lascio una scheda qui sopra per andare a vedere il video dove vi spiego tutto quello che regalo, ma anche come fare ad iscrivervi al giveaway. Avete ancora qualche giorno perché l'estrazione sarà il 3 gennaio, quindi mi raccomando affrettatevi. Io con questo la finisco qua, noi ci vediamo al prossimo video, ciao.